Alessandra Campedelli, una vittoria fantastica per 3-0, non facile nonostante il 3-0. Raccontaci le tue emozioni. Beh, sono ancora nel pieno dell'emozione derivante proprio da quest'ultimo punto. Anch'io, come le ragazze, fino all'ultimo fischio dell'arbitro non ci credevo, nel senso che sapevamo che sarebbe stata dura. Io ho chiesto alle ragazze di stare fino alla fine attente e concentrate, anche perché la Russia, nonostante il 3-0, non era assolutamente una squadra da sottovalutare. È una squadra che ha delle potenzialità fisiche importanti e che è assolutamente più abituata di noi a giocare delle finali, nei campionati importanti. E quindi, che dire, le ragazze sono state bravissime, hanno anche oggi, rispettato alla lettera, direi, quello che è stato loro chiesto. E avevo chiesto di rimanere in gioco fino alla fine, di non pensare mai che la partita fosse finita prima dell'ultimo fischio. Avevo chiesto di mettere coraggio e l'hanno messo. Avevo chiesto loro di tenere bene in testa che qualunque pallone deve essere toccato, non deve cadere niente. Hanno difeso tanto e siamo riusciti a ricostruire tante azioni anche dopo difesa. Non so che dire, sono state proprio brave, hanno risposto benissimo, avevano tanta voglia di vincere, ci tenevamo tutti tanto e tutta la squadra si è veramente. Non c'è stato un singolo che ha giocato, ecco, questo c'è da dirlo. Cioè, noi abbiamo giocato come squadra, ma non come squadra a 6 giocatori, 7, come squadra veramente tutte le 14 giocatrici e tutto lo staff e tutti coloro che ci hanno supportati in questa preparazione del campionato. I prossimi impegni saranno sicuramente il prossimo anno con il campionato mondiale che sarà a giugno qui in Italia, a Firenze, vicino a Firenze, Chianciano Terme, e anche lì sarà una bella sfida perché comunque giocare a livello mondiale non sarà facile, ci saranno delle grandi squadre. Sicuramente dopo ci sarà il campionato europeo Under 21, in data ancora da, ecco, capire quando sarà. E quindi sicuramente c'è ancora tanto da fare, tanto da, ecco, lavorare tutti insieme. Presidente Guido Zanecchia, una soddisfazione grandissima per tutto lo sport dei sordi. Ci racconti questa partita? Allora, volevo dire innanzitutto salutare tutti quanti, perché prima di tutto oggi è una giornata molto importante per noi, perché proprio in Sardegna siamo in questo campionato europeo, che è dell'Edso. Insomma, c'è stata una partita, come posso dire, dove l'Italia e le altre squadre, la Russia, l'Ucraina, insomma, c'erano tantissime squadre di livello alto. Insomma, non è stata una passeggiata, ci sono state tante difficoltà, problemi, però noi siamo stati più forti e proprio l'Italia ha dimostrato di essere la squadra più forte, più in forma e è evoluta durante tutto il torneo. Poi non è, ha sempre vinto, insomma, in maniera molto netta, quindi 3-0 significa che faccio i complimenti alla squadra ben preparata, agli allenatori, ai tecnici, ai massaggiatori, a tutti, faccio veramente i complimenti. E quindi, insomma, come posso dire, siamo arrivati già da 10 anni, questa squadra che va avanti, che si è preparato da quando erano tutte ragazze, e oggi abbiamo conquistato l'oro ed è la prima volta che vinciamo l'Europeo, una medaglia d'oro ai campionati europei di pallavolo con la femminile. Quindi, insomma, abbiamo avuto altri risultati, secondo posto, il secondo posto alle Deaflympic a Samsung, però oggi, insomma, abbiamo conquistato l'oro e come posso dire, do merito agli atleti, si meritano questo successo. E questo è importante per il futuro e insomma, per cercare gli atleti nuovi, speriamo che di avere una squadra sempre più forte, la dimostrazione che la federazione sta lavorando bene. Grazie. Vero, è una grandissima emozione che è impossibile da spiegare. Ho aspettato 12 anni per arrivare oggi per prendere questo oro e oggi abbiamo dimostrato che siamo una bellissima squadra, che abbiamo giocato bene fino alla fine, ascoltando l'allenatrice, tutto quello che ci ha suggerito e detto, e appunto siamo riusciti a vincere questa medaglia.